Il servizio trasfusionale è un settore tra i più regolamentati dal punto di vista anche legislativo, perché tutto quello che viene fatto deve essere fatto secondo determinati criteri che vengono pubblicati e aggiornati sistematicamente sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano. Tutto questo viene eseguito e viene fatto non solo per la qualificazione dei donatori, ma anche per la donazione, quindi viene specificato anche la donazione, piuttosto che l'arruolamento e la gestione dei donatori di midollo osseo, una altra attività che viene svolta presso questo servizio. E la differenza che distingue, il particolare che distingue questo servizio trasfusionale da altri servizi trasfusionali è per esempio il fatto che noi siamo anche un centro regionale di qualificazione biologica. Significa che presso questo servizio affluiscono le provette relative alle donazioni non solo della provincia di Ragusa, sono circa 40.000, ma anche le donazioni che vengono eseguite a Siracusa, ad Avola, a Gela e a Caltagirone. Questo servizio acquisisce queste provette, le analizza secondo determinate procedure, standardizzate anche quelle, e dalla valutazione, dagli esiti di questi, di questi esami, comunica la qualificazione o meno delle unità di sangue raccolte in praticamente un quarto di Sicilia, tutta la parte sud-orientale. Questo centro di qualificazione biologica, oltre le 40.000 unità che vengono raccolte in provincia, qualifica anche le altre 25.000 unità che vengono raccolte nei comuni di cui parlavo prima. Quindi analizziamo 65.000 unità l'anno, che rappresentano più di un quarto di tutte le unità raccolte nella Regione Sicilia. Nella Regione Sicilia si raccolgono circa 210.000 unità all'anno. Quest'anno la Regione ha individuato questo servizio e questa azienda come fornitrice o cedente di globuli rossi e di piastrine anche per l'ospedale, il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, l'ARNAS Garibaldi di Catania, l'ospedale di Taormina, il San Vincenzo di Taormina e l'ospedale Papardo di Messina. E quindi è un'organizzazione estremamente importante perché anche lì se c'è un problema su questo servizio trasfusionale, il problema poi si ripercuote a cascata fondamentalmente su tutta la regione. Quindi siamo purtroppo, o per fortuna, un servizio che deve funzionare H24 365 giorni l'anno. La donazione di sangue è un atto normale, non bisogna essere né eroi né bisogna andare a fare chissà quale, ma semplicemente un'attività, non dico dovuta, ma sentita. Cioè, è quella. Si deve fare, punto. Cioè, e questo è nel DNA, qualcuno diceva, non dei ragusani, degli iblei. Attenzione perché qui ci può essere un attimo di confusione. Questo è il Secure Blood ed è il terminale che usiamo per riconoscere il paziente all'ingresso. Quando facciamo il prelievo, quindi prima della trasfusione, il giorno prima o in giornata, a seconda quando facciamo la trasfusione, e poi lo riusiamo dopo quando dobbiamo comunque mettere la sacca di sangue al paziente. Serve comunque a riconoscere sia il paziente che l'operatore. In che modo? Allora, nel Si modo accende? intanto si accende, giustamente ci sono le varie diciture qua. Secondo quello che dobbiamo fare, quindi noi andiamo a pigiare, ad esempio, routine la mattina quando dobbiamo fare il prelievo, viene il paziente tramite questa routine, mi dice ricariche esaurite, mettiamo prima la nostra matricola, che è quella che ci individua come operatore che fa il prelievo e che quindi fa tutta la procedura, e quindi io metto la mia matricola, dopodiché do l'ok. E oltre questo, che è una sicurezza, devo mettere anche la mia impronta, il mio dito che è stato registrato a priori dal tutto il sistema. Quindi, dopo che mi riconosce, mi dice che sono abilitata a fare questo tipo di operazione. Dopodiché,
vado a registrare il paziente. Infatti qua cambia la dicitura della schermata e mi dice registrazione paziente. Allora io cosa faccio? Faccio registrazione paziente. Tramite il LED mi legge il codice a barre e questo viene. Poi mi dice di far mettere il dito al paziente. Infatti mi dice appoggia il dito al paziente. Quindi il paziente mi fa l'impronta, mi mette l'impronta per 3 volte e quindi mi registra l'impronta del paziente. Dopodiché mi dice leggi bracciale. Questo bracciale cos'è? È un tesserino che questo tiene il paziente, quindi ce l'ha lui praticamente, non ce l'abbiamo noi, quindi è una doppia sicurezza. Dopodiché, effettuato il prelievo, si manda tutto al laboratorio e si aspetta che l'indomani, poi o il giorno stesso, scendano le sacche e si fa l'altra lettura. A queste etichette, quindi alla provetta e quindi alla richiesta anche cartacea, colleghiamo l'identificazione dell'operatore, l'identificazione del paziente in questa prima fase. Poi tramite questa, assieme alla provetta, lassù Sopra. e si collegano a questa etichetta la prova di compatibilità e le unità di sangue che noi poi andiamo a compatibilizzare e a scegliere per dare poi le compatibilità ovviamente negative per dare L'estate, al giusto. paziente. Quindi tutto gira intorno a A questo. queste etichette. E se non corrispondono tutti i codici a barre o tutte le impronte a quello che stiamo facendo, il sistema Si blocca. ci allerta. Nel senso dice contatta centro trasfusionale. Spiegato così sembra una cosa molto farraginosa, in realtà è 10 secondi fare tutto quello che abbiamo descritto, per cui è un'allerta che dà all'operatore. Nel momento in cui abbiamo adoperato e implementato questo sistema, non abbiamo più avuto una disponibilità di statistiche perché l'allerta avviene per tempo, quindi trasfusioni errate al paziente errato, al momento errato, non vengono registrate, non ce n'è. Perché oltre al discorso di adoperare questi sistemi, c'è stato anche un discorso fondamentale di formazione degli operatori. Oltre a questo sistema, questo per le terapie trasfusionali, l'abbiamo adattato usando esattamente la stessa tecnologia, gli stessi principi per quanto riguarda le chemioterapie. Quindi questo sistema, che a mia conoscenza è l'unico in Italia, non so al mondo, ma sicuramente in Italia, consente di fare sia in maniera sicura la trasfusione, abbiamo visto le prime cose, ma anche le chemioterapie. Perché mi ricordo purtroppo che qualche anno fa ci fu un problema, ma sono segnalati anche altri casi, purtroppo. A questo punto noi ci siamo posti il problema, ma le chemioterapie possiamo fare qualcosa? È l'evento sentinella numero 14 del Ministero della Salute. Per cui siamo entrati in un progetto regionale che si chiamava UFO-Onco-EMA, in cui questo sistema l'abbiamo presentato, insomma, ed è, non dico a disposizione, ma comunque lo adoperiamo, e quindi anche le chemioterapie, usando esattamente lo stesso concetto, per cui non cambia nulla, non solo, ma per esempio abbiamo anche, questo è assolutamente da dire, con la piena e totale collaborazione della farmacia, dell'unità operativa LUFA, insomma, la farmacia per la preparazione degli antiblastici, che ha consentito collaborazione anche con gli ematologi di mettere su tutti i protocolli, di aggiornarli sistematicamente, quindi di chemioterapia, e di mettere anche dei paletti, per esempio, sulla quantità, perché si calcola la superficie corporea del paziente e non si deve superare un determinato valore. L'errore dell'epoca fu un errore proprio di prescrizione. Invece, se si mettono dei paletti di tipo elettronico, questi paletti vengono segnalati, devono essere rispettati dagli operatori, i quali sono allertati da un sistema automatico che ti dice: oh, attenzione, guarda che stai facendo una quantità superiore a quella che non devi assolutamente utilizzarlo.